Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi. Vergine prudentissima. Il paradiso ci sono il grigio, il giallo e il celeste. Ho visto! Adesso è grigio, adesso è blu, adesso è celeste. Oh Maria, tocca tutti gli ammalati. Non tutti. Ma quella è grandissima, quella nuvola. Quella là, là, là avanti, quella là è grande. Tu ci ami, Maria. Oh, ma lo so. Allora, io sono scelto. Io questo mese non lo so. Dove mangiamo? Chiediamo a Sebastian se lì possiamo, ancora più bello, va bene? Comunque dopo cena manteniamo la parola che abbiamo dato. Noi vediamo una macchia gialla dal manto in su. Abbiamo anche acqua che è qua pronta. Se abbiamo sesto. Cominciamo a fare una decina finché non arrivano anche altri, così mettetevi seduti, grazie a Dio abbiamo un posto per sederci, il sole non è ancora tanto forte, così abbiamo tutte le possibilità per sentire bene. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Credo in Dio Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus. Santa Maria, Madre di Dio, prega. Non fotografate perché le foto le abbiamo tante, ma mettetevi seduti tranquilli e cominciamo il nostro incontro. Vi saluto tutti proprio con tutto cuore, ben arrivati qua a Međugorje sotto il manto della Madonna, perché la Madonna ancora appare e io sono testimone. E ogni volta vediamo che la Madonna con tanta gioia, con tanto amore ci ripete che ci ama. E tante volte ripete, cari figli, non dimenticate, io sono vostra madre e vi amo. Per dire che ognuno di noi è importante nei suoi occhi. Siamo importanti per la Madonna e siamo importanti nel suo progetto della salvezza dell'umanità, perché la Madonna chiede che ognuno di noi diventa
la sua mano allungata nel questo mondo, con la preghiera, con la testimonianza, con la vita. E per questo dico, soprattutto a nome della Madonna, ben arrivati tutti, siete qua come pellegrini e cercate di fare più testimonianza con la vostra vita, cercando di sfruttare questo tempo come tempo di grazia, come la Madonna dice. Siano giorni con incontro con Gesù attraverso la Madonna. Perché se trovate la Madonna vi porta a Gesù, e quando avete Gesù avete vita eterna, come la Madonna ha detto. Che davvero così sia, che Dio vi benedica tutti. E preghiamo, preghiamo insieme. Preghiamo insieme, chiediamo anche ai sacerdoti di venire e darci la benedizione. Il desiderio più grande è proprio quello di accogliere questo messaggio della Madonna, è proprio quello di voler aprire i nostri cuori, di aprirli alla tenerezza del suo messaggio di mano. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Per i meriti e intercessione della Beata Vergine Maria, vi benedica Dio Onnipotente, che è Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Rimanete nella pace del Signore. Rendiamo grazie a Dio. Tu che sei la vita, conosci la morte. Tu che sei il tutto, sei diventato il nulla. Quante volte ancora continuerò a condannarti nel fratello che sbaglia, nel bambino ucciso, nel grembo della madre, nel giovane che smarrisce la via giusta e disperatamente fiore, apri e pietà di noi. Signore, apri e pietà di noi. E tutte le volte che deleghiamo agli altri le nostre responsabilità. Signore, apri e pietà di noi. Per le troppe volte che davanti a situazioni di giustizia lasciamo correre per non comprometterci. Signore, apri e pietà di noi. Per tutte le volte che siamo tentati di giudicare persino le azioni di Dio, perché non secondo i nostri desideri. E rimettiamo noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nei principi, sempre, nei secoli. Amen. Padre nostro, che sei